Continua il nostro giro allo stand di Wico. Questa volta abbiamo due prodotti, Wico Ridge e Ridge Fab. Qual è la principale differenza tra questi due dispositivi? Beh, sicuramente a primo impatto il display, ed effettivamente è solo quello. Abbiamo qui 5 pollici di diagonale con una risoluzione di 1280x720 per quanto riguarda questo dispositivo, invece qui 5,5 pollici sempre con una risoluzione HD. Ovviamente display più grande, dispositivo più grande, vuol dire anche un aumento di peso, quindi dai 125 grammi passiamo direttamente ai 155 grammi. E effettivamente all'interno poi sono uguali, abbiamo una CPU da 1,2 GHz, quad core, ROM da 16 GB e 2 GB di RAM che girano i dispositivi. Vedete, la fluidità è comunque ottima su entrambi i dispositivi. Andiamo a vedere la rapidità dell'apertura della videocamera, uguale come vedete su entrambi i dispositivi, entrambi che montano un sensore da 13 megapixel per quanto riguarda la fotocamera posteriore, invece per quanto riguarda la fotocamera anteriore abbiamo 5 megapixel. Corning Gorilla Glass 3 il display. Invece sul retro abbiamo questa texture, vediamo se riusciamo a metterla a fuoco, perché comunque la luminosità non è che ce lo consenta più di tanto in questi stand che stiamo visitando, ma comunque dai, diciamo che il telefono se la cava bene. Vedete, qua abbiamo un frame molto molto bello, molto carino. A me poi quando un telefono ha un ottimo grip mi piace già tantissimo. La back cover ha una finitura definita di insabbiatura, perché si sente proprio come se fosse leggermente ruvidina e dona veramente un ottimo grip. Insomma, sono queste le preview per quanto riguarda questi due Ridge. Effettivamente si tratta di due terminali molto interessanti. Che cosa andremo a provare? Andremo a provare sicuramente questi due dispositivi al più presto possibile, voglio provarli perché sicuramente nell'utilizzo quotidiano sono qualcosa di diverso. Andremo a provare le batterie che su molti convincono e su alcuni dispositivi un po' meno, ma comunque vediamo che cosa garantisce Wico. Dal Mobile World Congress di Barcellona per il momento tutto, un saluto a tutti, ciao!